Ci fa sentire
comes to the wreck, looking out the window, came to the conclusion that it's more than trouble flows. It's going through life and dealing with hard blows. Asking myself, am I going to relapse and learn and grow? Get your nails done, get a pedicure, get your hair again. Sì. Ebbene, siamo arrivati al momento della premiazione, la seconda di questa giornata, e naturalmente invitiamo la nostra splendida, e splendida a dir poco, giuria, la giuria. Adesso userò anche un aggettivo per te. La magnifica Marianna Filippelli! Marianna, tu riesci a mettermi in difficoltà, quindi vuol dire che sei davvero brava. Ok. E quindi, Marianna, la tua voce prima di chiamare davvero la nostra splendida giuria. Perché ha detto splendida e quindi mi sono sentita presa in campo. Beh, grazie. Intanto, Marco, un ringraziamento particolare al nostro presentatore che da sempre ci segue. Ah, quindi ti ho passato il microfono. Ah. Te sei già pagata la splendida, che comunque non era rivolto a te. Tu, meravigliosa nostra splendida giuria! Prego, maestri! Abbiamo delle borse di studio, hanno delle borse di studio da consegnare, e il portavoce di tale momento è sempre il maestro Dario Biuso. Grazie, buonasera a tutti. Sì, abbiamo delle borse di studio per il concorso Trinacria Ballet, che sarà dicembre che verrà in Sicilia, alla solista numero 195 Eleonora Kalinic. Solista numero 208 Rachele Cucca. Numero 136 Castellino Yuxeyan. Allora il problema non ce l'ho solo io, maestro. No, allora io ho fatto così l'anno scorso. Allora facciamo andare avanti. Pronunzi il tuo nome. Yue Xuan. Oh! Solista numero 122 Aurora Bollati. Solista numero 136 Fatima Calaiula. Poi passa due numero 110 e 123. E al gruppo 187 e 188. 187. Ok, perfetto, passo la parola al maestro Cavellini. Salve, volevo dare due borse di studio, una per il Festival di Due Mari che si terrà a Sesti Levante quest'estate, al numero 185. Alla scuola MCB Dance Academy. Grazie. Ok, passo la parola al maestro Luciano Cannito per le borse di studio.
Allora, io volevo fare una piccola premessa. Tante persone, soprattutto i genitori, ma anche gli insegnanti, si chiedono poi queste borse di studio, ma che cosa sono? Sono effettivamente delle cose che valgono o no? Dunque, innanzitutto le borse di studio non vengono date perché la scuola non sia buona, anzi molto spesso vengono date proprio perché la scuola sta facendo un ottimo lavoro. Vi faccio un esempio. L'Art Village di Roma, che è questa grandissima accademia che io dirigo da alcuni anni e che ha dato già circa 45-46 contratti di lavoro ai ragazzi, perché secondo noi la finalità è quella di trovare lavoro, adopera una politica di borse di studio dando al 100% per una settimana a dei ragazzi per poter venire a stare lì per una settimana in questo luogo grandissimo dove ci sono 18 sale, 25 insegnanti, insomma una cosa a 360 gradi che nulla ha a che vedere con una competizione con altre scuole. È semplicemente che noi lo sappiamo, maestri, maestre, che in una grande città ci sono più opportunità per i ragazzi. Ad esempio all'Art Villa ci sono delle classi con 25 uomini e a volte per un ragazzo è meglio studiare con altri uomini, oppure ci sono per i ragazzi più grandi delle opportunità di tante cose che succedono in una città come Milano o come Roma. Quindi volevo dire che le persone a cui darò una borsa di studio, scusami sto parlando tanto ma ho finito, sono persone, ragazzi, è un applauso ai loro insegnanti. Ok, allora io comincio da Irene Fumagalli numero 152. Veloci ragazzi, brava Irene. Noemi Chiappello numero 123. Noemi, dove sei? Corri. Ecco qui, 7 giorni all'Art Villa 100%. Aurora Bollati numero 123. Eravate un duetto, vero? Sì, molto bravi, era molto carino questo duetto, bravi ragazzi, bravi anche l'insegnante. Ok, Eleonora Kalinic numero 192. Italiana? Sei italiana? Do you speak English? Ok, so, congratulations, very good, good job. Castellino Zhuexuan. Eccolo qui. Allora, 7 giorni, vienici, te l'ho data anche l'anno scorso, non sei venuta, vienici. Grazie a tutti, grazie maestro. Maestro, riguardo a quello che hai detto poco fa, a me piace tantissimo sentirmi un cretino quando parlo una persona eccelsa, quindi è bellissimo sentirvi parlare. No, il cretino sono io sempre, ci mancherebbe. No, sono cretino, a me piace essere cretino. Aspetta, lo facciamo dire a Cannito. Sei bravissimo. Gli ho dato 100 euro per dire questo. Grazie maestro, davvero grazie. È bene scherzare anche perché non è solo un momento d'arte, è un momento iper simpatico per i genitori, per gli accompagnatori, per tutti i danzatori. Adesso andiamo a premiarli. E quindi, danza classica. Allievi, 11-13 anni, solista, alla terza posizione. Il numero 199, Viola Isabella Munari, Dance MCB Dance Academy. Alla seconda posizione per la stessa categoria il numero 208, Cucca Rachele, ancora MCB Dance Academy. Vince questa categoria il numero 195, Eleonora Kalinic, della King International Ballet Academy. E questo applauso lo continuiamo per tutti gli altri danzatori che non sono arrivati nelle prime tre posizioni. Danza contemporanea allievi 11-13 anni solista, alla terza posizione abbiamo Cucca Rachele con il numero 209, MCB Dance Academy. Per la stessa categoria, alla seconda posizione il numero 196, Eleonora Kalinic. Io spero di non sbagliare questa pronuncia, comunque mi puoi fare querela, ancora della Queen's
International Ballet Academy, vince questa categoria il numero 136, Castellino. Castellino, Castellino. Lo so, tu sei alla spalla mia di Danzicherie. Complimenti. Danza moderna, allievi 11-13 anni solista. La terza posizione, il numero 172, Monge Madro Alice, della Ginnastica Saluzzo Libertas. Seconda posizione per questa categoria, ancora il numero 163, Fatima Calajula. Fatima, ho sbagliato anche il tuo cognome? Calajula è giusto? Perfetto. Della MCB Dance Academy, vince questa categoria il numero 122, Bollati Aurora, Ginnastica Saluzzo Libertas. Danza classica, categoria B, 11-15 anni, passo a 2, alla terza posizione, la coppia contrassegnata dal numero 153, Irene e Viola, MCB Dance Academy. Seconda posizione per la stessa categoria, il numero 207, abbiamo Emily e Cecilia, della Fazzini Dad Dance Academy Studio, Dance Art Studio. Vince questa categoria il numero 185, Scopagasa Anna Maria e Lucia della Royal Dance. Danza contemporanea, categoria B, 11-15 anni, passo 2, alla terza posizione il numero 121 per Beatrice e Fatima, MCB Dance Academy. Seconda posizione invece per il numero 164, Fatima e Viola, ancora MCB Dance Academy. Vince questa categoria il numero 110, Matilde e Alice, Danzicherie. Danza moderna, categoria B, 11-15 anni, passo a 2, la terza posizione, il numero 104, Francesca e Morena Arabesque. Alla seconda posizione, il numero 132, Altea e Ginevra, Royal Dance. Vince il numero 123, Aurora e Noemi, Ginnastica Saluzzo Libertas. Gruppi, quindi danza classica, categoria B, 11-13 anni, alla terza posizione il gruppo contrassegnato dal numero 127, Julia School of Dancing. Seconda posizione per il gruppo contrassegnato dal numero 187, Royal Dance. Vince per questa categoria gruppi il numero 188, DAM, Dance, Art e Movimento. Si prolunga l'applauso per tutti gli altri partecipanti, ringraziandoli e i complimenti dell'organizzazione. Danza moderna, categoria B, 11-13 anni, gruppo, la terza posizione, il numero 173, Arabesque. Seconda posizione per il gruppo contrassegnato dal numero 124, Libertas Circolo Laterna. Vince il gruppo contrassegnato dal numero 139, Julia School of Dancing. Danze Street, Kids, 10-13 anni solista, prima posizione per il numero 138, Cherasco Giada della Julius Hot School,
Julia School of Dancing. Terminiamo questa premiazione con lo Street Dance Kids 10-13 anni gruppo, alla seconda posizione il numero 156, Julia School of Dancing. Terminiamo questa premiazione con il vincitore gruppo dello Street Dance Kids 10-13 anni con il numero 186, Royal Dance. Ringraziamoli tutti quanti insieme, iniziando dal maestro Dario Biuso, Maurizio Tamellini, Luciano Cannito, Andrei Clem e Tania Matos, la nostra giuria. Naturalmente questa parte del pubblico andrà via e quindi noi vi salutiamo, per chi rimane che ben venga, per chi va via arrivederci alla prossima edizione. Grazie a tutti, sipario. Sì,